Che cos'è una sostanza per te? Boh, secondo me una sostanza è una droga, una sostanza stupefacente. Che cos'è una sostanza? Credo che si possa intendere il succo di un discorso, una cosa molto importante, ecco. Cos'è per te una sostanza? Una sostanza per me è un qualcosa di tossico e pericoloso. Che cos'è una sostanza? È la composizione dei materiali. Che cos'è per te un elemento? Un elemento mi viene in mente terra, acqua, aria, gli elementi naturali alla Che fine. cos'è per te un elemento? Beh, un elemento è la materia di cui siamo fatti tutti. Cos'è per te un elemento? Un elemento è qualcosa come il metallo, come può essere l'oro, l'argento. Allora, che cos'è un elemento? Un elemento solitamente è un insulto che uso per gli studenti, sai un elemento? E mi fermo. Cosa ti viene in mente quando senti la parola tavola? Quando sento la parola tavola mi viene in mente tavola dove si mangia e nient'altro. Allora, cosa ti viene in mente quando senti la parola tavola? Beh, per quanto riguarda la chimica, la tavola periodica, la tavola degli elementi. Cosa ti viene in mente quando senti la parola tavola? Quando sento la parola tavola mi viene in mente qualcosa di piatto dove si possono appoggiare gli oggetti. E cos'è una tavola? Mi viene in mente una tavola da surf. Chi è meglio? Non saprei, magari è un tennista, ho già sentito parlare. Chi è Mendeleev? Chi è Mendeleev? Mendeleev mi pare che sia quel frate che ha fatto degli studi sulla genetica e ha incrociato i piselli, mi sembra. Chi è Mendeleev? Oddio, direi che è un russo, anche se non so chi è. Chi è Mendeleev? È un chimico? Questa è la tavola periodica degli elementi, le sostanze pure più semplici fino ad ora conosciute. Questo schema, apparentemente ossico e simile ad un messaggio in codice, raccoglie un sacco di informazioni sugli elementi chimici. All'epoca dei Romani erano soltanto 9 e 22 alla fine del 1700. Oggi l'uomo ne conosce 118. Mendeleev fu il primo, 150 anni fa, a proporre un modo per catalogarli secondo la loro massa. È geniale pensare che anche elementi scoperti a distanza di centinaia e migliaia di anni trovino la loro casella esclusiva in questo sistema e riescano a condividere proprietà ricorrenti quando, per esempio, si ritrovano nello stesso gruppo o nello stesso periodo o nella stessa zona, riconoscibile grazie ai colori della tavola periodica. Quando vedrete questa, non mettete le mani nei capelli pensando alla scuola e allo studio forzato. Ma pensate piuttosto al progresso, alle innovazioni tecnologiche, alla nostra salute, allo sviluppo sostenibile e al benessere. Oggi la tavola periodica compie 150 anni. Tutto quello che abbiamo e di cui godiamo lo dobbiamo alle proprietà chimiche e fisiche degli elementi.